Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata di TecnoTubo. Qui è Zerk che vi parla. E siamo allora, una nuovissima puntata. Ecco, scendiamo giù le scale. Bene, quest'oggi faremo una bellissima cosa, almeno per me è bella. Comunque, è che stavo facendo solo una cosa, mi sono dimenticato di prendere il battery pack, ok. E bene, allora, per iniziare voglio non ci riesco mai. Voglio farmi prima una cosa, voglio farmarmi un altro po' queste cose. Perché voglio farmi la borsa. Ecco. Ok, queste poi non so se voglio ripiantarle o meno. Intanto noi ci mettiamo i nostri semini qui. Queste ci servono. Se riesco ad uscire, ecco, chiudiamo la porta e poi vi farò vedere anche alcune novità. Allora, io qua già la stavo facendo, infatti si chiama la canvas back, e servono 3, 3, 6, 6, 8 di queste qui canvas, 8 di canvas. Ok, ogni canvas si fa in questo modo. Noi ci mettiamo, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ci manca un altro stick di legno che ci andiamo a fare subito. E penso che abbiamo completato, abbiamo la nostra fa. Vabbè, facciamo così, in questo modo, no, di qua, così ci buttiamo anche questo. Beh, allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok, quindi basta metterle. Ma si possono unire? Sì, si possono staccare, diciamo. Così abbiamo la nostra canvas back. Ok. Adesso voglio vedere una cosa, una curiosità. Se la posso colorare. Io faccio così, bella blu. Ok, sì, abbiamo la nostra borsetta blu e qui ci andiamo a mettere tutti i nostri attrezzi. Ok, facciamo così. Sì, ci mettiamo anche la gravity gun, tanto. Ok, e ci mettiamo anche il secchio. Ok, adesso vi faccio vedere alcune piccole novità. Qui è tutto fatto come sempre. Qui il QR ha finito di lavorare. Ho fatto anche quest'altro spazio. Qui è giusto una cesta dove tengo i materiali da lavoro, perché qui sto creando la zona per farmarmi lo spawner degli scheletri. Qui metterò tutta acqua che scende, va qui, e tutta l'acqua che poi porterà gli scheletri in questo punto. Noi ho fatto una discesa qui, molto carina. Si scende in questo modo. E qui è dove scenderanno gli scheletri. Ok? Qui è il retro. Facciamo il retro, qua è il sottopassaggio. Qua in pratica scenderanno da qui gli scheletri, perché qua metterò come si chiama quell'accessorio per che prende i drop, transposer dovrebbe essere, giusto? Transposer, che roba è questa? Trade station detector, comunque quello che ci dobbiamo craftare è questo qui, molto semplice a craftare.
mettiamo il transposer che si prende gli oggetti e che magari ce li porta sopra qui dietro. E qui noi metteremo l'ender chest per le ossa, una diamond pipe, vediamo come fare il tutto. Mentre qui io voglio vedere se mettendo magari facendo una cosa del genere, mettendo la jar qui, se riesce a prendere l'esperienza, e noi da qui ci prendiamo l'esperienza. Forse era meglio se si metteva di qua. Vabbè, poi vedremo in là, più in là. Intanto noi finiamoci a, anche se stanno degli slime ball, se mi stanno giù. Sarà qua giù. Qua sopra sta. Eccolo qua. Così finisci di rompere le scatole, delle rotaie. Delle rotaie. Vabbè, basta. Non perdiamoci. Non facciamo cose inutili. Affinché mi dimentico dove. Ecco, lo sapevo. Mi sono anche incastrato. Dov'è la casa? È di qua. Aia. Mi sono anche dimenticato dove sta il buco. Molto bene. Qui dove stanno le scale. Quindi se io faccio una cosa così. Infatti dovrei uscire di qua. Vabbè. Già stiamo perdendo tempo. Chiuso qui, ci continuiamo il nostro fafafap. Allora, ci serve questo tipo di stone, eccolo qui, ce l'abbiamo qui. E io ho pensato comunque di qua, cioè qua mettere del glass. Vabbè, noi ci incominciamo a chiudere il tutto qui. Cominciamo a chiudere il tutto. Non so se lo sentite anche voi, ma io sento un rumore di lava. Mi sa che dietro a questa parete, da qualche parte, c'è della lava. Cacchio miss. Colpa di Stakhanov. Sì. Ok. Vai. Allora, quindi farmi la farm di scheletri, anche giustamente ci produrrà anche molte frecce che ci servono in ogni caso per l'arco, esperienza, e poi voglio costruirmi un enchanting table per poi mettere e usare le esperienze, diciamo, magari da usare sull'arco. Ok, qua è chiuso del tutto e fin qui ci siamo. Noi adesso per entrare facciamo un piccolo buco qui, così, e iniziamo a lavorare di qua. Allora, il secchio noi ce l'abbiamo, solo che adesso ci servirà l'acqua che abbiamo qui, perché ho fatto una piccola fonda infinita. Io penso che per adesso ce ne faremo un'altra anche qui. Ok, quindi acqua qua. Un'altra qui.
Quindi dobbiamo mettere tutta qua, perché gli scheletri devono essere spinti, diciamo, in questa fonte qua. 3, 4. Allora, 1, 2, 3, 4, 5. Aspetta, se io prendo qua è sempre infinita. Quindi senza che fa davanti e indietro, basta che faccio così. Ok, vengono spinti tutti qua, questa ce la dobbiamo riprendere, che altrimenti non fa la funzione. Però mi sa che si ricrea. Allora, buttiamo l'acqua qui e riprendiamoci questa. Allora, so io come risolvere il problema. La togliamo prima qui. Togliamo. Che cacchio ho fatto? Ok, l'abbiamo tolta e ce la dobbiamo mettere qua. Così. Che cadono qui sopra e vengono spinti. Vengono spinti in questo buco. Allora, a risalire non possono e poi qui ci mettiamo una bella tartor che li distrugge, diciamo. Ok, questo lavoro qui l'abbiamo fatto dell'acqua. Adesso facciamo una piccola cosa, ci mettiamo un blocco di questi qui speciali. Per chi non lo sapesse, si fa con l'ixolite dai, poi c'è quei cristalli blu. Allora voglio capire un attimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qua sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi facciamo una cosa del genere. 1, 2, 3, 4 e 5 così. E direi di metterlo qua. Vediamo un po' dall'alto che c'ho. Che cos'è? No, lo metterei un po' più indietro. Per chi non l'avesse capito, sotto questo qui noi ci metteremo lo spawn di zombie comunque. L'ho messo sempre troppo avanti. Allora, mo faccio una cosa del genere, mettiamo un po' più di qua e poi ce ne andiamo di qua così. Più o meno non è il centro preciso, però questa è la posizione che dovrebbe stare. Sì, penso che così vada più che bene. Così da lì cadono giù e vanno a finire di attenderli. Ok, fin qui ci siamo. Adesso ci craftiamo una bella tartor, anche se io se non mi sbaglio dovrei averla già, però è quella con diciamo la classica. Infatti è quello lì da mining. Noi invece dobbiamo fare la tartaruga con la spada. Allora, quindi ci serviranno un bel po' di questi, no, me ne ho presi qualcuno in più, un pezzo di redstone, ci serviranno dei pannelli di vetro che ho qui, quindi allora in questo modo giusto si fa prima il computer. Sì. Quindi computer, poi serve dell'iron, che se non sbaglio è questo qua. 5
5, 6, 7, 8. Ok. 7. 6, 7. Perché poi ci va la cesta, l'altra parte, che ho già tutto il crafting qui. 15, cesta sotto, computer al centro e l'iron tutto attorno. Ok, abbiamo la nostra turtle e adesso ci serviranno due diamanti. 2. Lo stick ce l'abbiamo già? No, l'abbiamo consumato tutto. No, non l'abbiamo consumato, però l'abbiamo rimasto qua. Ok, la spada ce l'abbiamo, la turtle anche. Ecco qui la nostra mill tarto. Ok. Scusate, suona. Cellulare. Va bene. Scusate ancora. Quindi abbiamo detto la nostra tartola andrà in questa posizione. Allora, facciamo una cosa del genere. Che cacchio. Allora, mettiamo la nostra terra per capire il punto dove andrà il nostro block breaker. Se la mettiamo così basso, non andiamo bene, no. Perché dopo gli scheletri ci potranno attaccare. Quindi dobbiamo mettere un po' più alto così. Che ci saranno solo le gambe qui. Quindi, per il momento ci mettiamo una cosa così. La nostra turtle in questo punto così e possiamo fare anche una cosa del genere tanto gli scheletri non potranno passare. Allora programmiamo la nostra turtle per farla attaccare. È molto semplice il programma. Facciamo un edit ATK, lo chiamiamo, quindi facciamo while true do, poi ci mettiamo sempre un end alla fine, piccolo spazio e ci mettiamo turtle. Punto attack aperto e chiusa parentesi, salviamo, exi, quindi ATK attempt to index ci vuole un valore tra le parentesi. No, questa me la devo studiare perché questa è cambiata adesso. Torniamo indietro. Cioè, quindi, allora, tu mi stai dicendo che se io adesso sto di fronte a te, tu non mi fai niente. Perché giustamente vuoi un valore.
E se noi ti diamo un valore, se noi ti diamo un valore 1, tu attacchi ogni un secondo? No. Ah, perché quello lì ha bisogno già del programma per attaccare. E questo me lo devo andare a vedere, perché io qui sopra non ce l'ho caricato. Questo qui non ce l'ho caricato. Vabbè, per adesso questo lo tralascio, lo vedrò in offline. Nel frattempo noi ci facciamo molto velocemente, perché i minuti sono passati. Ci facciamo, cioè almeno ci craftiamo per questa puntata un block breaker, cioè no, un transposer. Almeno vediamo il craft del transposer. Per chi non lo sapesse, ripeto, questo è il transposer. Allora, transposer serve a prendere gli oggetti che stanno a terra, i drop, diciamo. Se ricordo bene, li prende fino a 5 blocchi di distanza o 3 blocchi di distanza. Lui li prende, giustamente poi noi tramite un pneumatic tube lo colleghiamo a una cesta o un ender chest, che viene poi teletrasportato qui, e quindi in automatico divide i vari drop che poi prende. Allora, quindi per farlo, innanzitutto abbiamo bisogno di un pistone, che se non sbaglio io ho già la ricetta, perché i pistoni servono sempre, lo diceva sempre mia nonna. Sì, ci mettiamo un altro po' di redstone, ne abbiamo un bel po' adesso, grazie a poi. Staccano, sempre. Ok, abbiamo il pistone, poi ci servono due pezzi di legno, che li abbiamo qui, fortunatamente. Due pezzi di legno al lato, e poi serviva della stone con un altro pezzo di redstone. Ok. La stone, se non ce l'abbiamo, ce la prendiamo. Tanto ne abbiamo in quantità. No, qui no. In questo modo. Oh, ne è mancata una. Piove, io odio quando piove e penso che sente niente. Ok, poi ci prendiamo i pneumatic tube, che sì, ne avevamo già un bel po' qui. Ci serve un timer. Ok. Effettivamente dei barili, ma qua ho anche una diamond chest, però per il momento, per vedere se funziona, io direi di craftarci una semplice cesta e poi magari la sostituiamo molto velocemente. Ok, la nostra cesta c'è, quindi ritorniamo a noi. Allora, scendiamo subito giù. La turtle è posizionata, scendiamo giù, quindi noi vogliamo che qui ci sia il transposer, giusto? In questo modo. No, al contrario. Che cacchio ho rotto? Ho rotto un pezzo qua.
Oggi proprio non me ne va una buona. Ok. Quindi io direi che per adesso la tartaruga ce la rompiamo, tanto non ci serve. Quindi abbiamo detto che vogliamo il nostro transposer qui, anzi qui. Vediamo. Ok, sì, in questo modo va benissimo. Con un blocco qui, allora, poi ci mettiamo la tartaruga. Sì, e ci mettiamo un pneumatic tubo che fa così. Poi ci servirà anche un redstone, no, un pneumatic tubo di redstone. Ah, è qua. Quindi qua possiamo anche chiudere. Ok. E per adesso, noi adesso, per adesso ci mettiamo una cesta qui sopra. Sì, quindi tutto andrà qui dentro. Ok, sì. Allora, poi facciamo anche una cosa del genere. Molto velocemente, 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 che i minuti scorrono. Solo l'unica cosa è che dobbiamo andare di sopra, perché c'è tutto di sopra. Vai, 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 vai. Più veloce della luce. Sorry. Allora, anzi, io direi che quella, sto sbagliando un po' tutto perché ne dobbiamo fare un bel po'. Vabbè, ce la portiamo dietro alla redstone, il timer ce l'abbiamo e quello che ci siamo dimenticati di prendere è che io ne ho già fatti altri, eccoli qua, ce ne portiamo tutti e tre, che li ho usati per la farm di canne. Questo qui attaccati a... E ci serve anche un'altra cosa per collegarli bene. I redstone alloy. Redstone alloy. Alloy non ci sono. Fa più. Ce lo graffitiamo un attimo. Tanto dovrei avere già fatti. Che ne feci già un bel po'. Ce ne servono tre. Ok, così. Per chi non lo sapesse, questo qui si fa con redstone e iron. Nella fornace. Come si chiama là? L'alloy furnace che io ho qua dietro. Io ho visto che comunque si usano, perché nelle mie farm li userò molto, allora mi sono craftato un bel po' e poi l'ho messo anche in un bel barrel. Quindi abbiamo detto, torniamo giù. Allora ci servirà 1, 2. Possiamo fermarci anche a 2, quindi facciamocene 2 di redstone. 1 e 2, ok, 1 e 2, però l'unica cosa, questo essendo vicino alla porta, che ogni volta che collego si apre la porta va a finire, vedere, sentiremo una cosa del genere, quindi magari staccheremo la porta. Allora, questi qui invece servono a collegare il segnale di redstone a un segnale come quello del timer. Facendo in questo modo si collega al timer, ma noi continuiamo qui così, quindi mettendo il timer in questa posizione, perché non dà più? Ah, ecco, lo sta dando. Tac, tac. Allora, per vedere se funziona, molto semplicemente, infatti, vedete come si chiude la porta? Abbiamo fatto che si chiude in automatico, vedete? Vabbè. Ecco, avete visto? Vediamo se fa qua. No, qua sotto non lo prende. Qua sopra? Ecco,
Sì. Ogni tick, se ci sono dei drop, lui li prende e me li trasporta qui. Poi magari qui metteremo l'ender chest appena avrò tempo, la crafto. E il tutto funziona. Poi magari qui chiuderemo con qualcosa del genere. Così, e volendo ci potremmo mettere anche una leva, se non mi sbaglio potrebbe funzionare, che stacca il timer, però noi sinceramente che si stacchi il timer non ci interessa. O magari qui, anzi, invece di mettere un ender chest, mettere dei barrel. Però effettivamente se mi serve di sopra la roba, chi ci mette a fare i barrel? Anche se ce l'ho già di sopra. Infatti non mi serve. Ok. Sì, ragazzi, per questo episodio è tutto. Il prossimo episodio, appena ho capito anche come si programma la turtle, noi posizioneremo il nostro bel spawner di zombie, ma come ci si chiama? Quelle scheletri. Spawner, sì, spawner, il nostro bello spawner di zombie attaccato, lo metteremo lì, che logicamente romperemo tutte le torce, che sennò non escono, e vedremo come fa cioè il sistema. Da Zerk è tutto, ci vediamo alla prossima puntata per finire questo sistema. Peccato che ho perso tempo nel programma del computer, che può essere noioso e non ha nemmeno funzionato, quindi fa più. Va bene ragazzi, alla prossima. Da Zerk è tutto. Ciao. Vi raccomando, mettete un bel mi piace se vi è piaciuto l'episodio, iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati e commentate, scrivete qualsiasi cosa, io rispondo a tutti. Ciao a tutti.